Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città. Buongiorno a tutti e a tutte le persone detenute. Sono Maria Chiara Gallo di Note Libere da Reggio Emilia e do il benvenuto ad Alice Costamagna da Torino. Benvenuta Alice, ciao. Ciao, ciao Maria Chiara e ciao a tutti. Bentrovata. Oggi Alice è qui con noi per l'ultima puntata del suo piccolo laboratorio sulla musica classica, la musica del violino e degli strumenti ad arco. E ringraziamo Alice per la disponibilità e per essere con noi anche oggi. Grazie a voi per essere qui, per ascoltare quello che ho da dire, anche se io appunto sono una misera strumentista e non ho certo la capacità proprio di essere molto specifica sulle questioni più teoriche, perché sono cose che a mia volta ho studiato in passato, ma non è che frequento abitualmente, quindi perdonatemi se sono un po' imprecisa o superficiale a volte. In particolare oggi parlerò di argomenti che anch'io conosco più da ascoltatrice, frequentatrice, che non da specialista. E infatti vorrei oggi strutturare il nostro incontro in una maniera un pochino diversa, cioè più come una specie di invito all'ascolto, una piccola guida per quello che riguarda il violino in un range molto più ampio di culture musicali. Ok, Cosa dunque, intendo? non solo musica classica, se ho ben capito. Esatto, allora partiamo da un genere che in realtà viene comunque catalogato sotto questo grande calderone di definizione che è musica classica, ma che in realtà classica non è, perché volevo iniziare parlando del violino proprio degli albori, cioè del periodo barocco. E come mai lo catalogo sotto l'altro violino? Perché all'epoca questa distinzione tra il violino classico, il violino pop, il violino folk, il violino jazz ovviamente non c'era, ma il musicista era una figura molto diversa da quella che adesso, cioè non c'era la distinzione che adesso c'è tra interprete, come per esempio io sono un interprete, e il compositore, ma il musicista, il violinista in questo caso, era anche un compositore. E una delle sue abilità principali era proprio quella di saper improvvisare e scriversi da solo la musica. Ad esempio, mi viene in mente una scena di un film molto bello che si chiama Tutte le mattine del mondo, Ah, certo, che sì. parla di un bravissimo musicista che si chiama Marin Marais, che è stato un grandissimo compositore e interprete di viola da gamba, che è un tipo molto particolare di strumento ad arco che si usava appunto nel periodo barocco, e che è una specie di violoncello, per semplificare molto. E c'è questa scena in cui questo ragazzo giovane, bellissimo, va da questo insegnante molto famoso, però anche molto severo, che vive in una Burbero, sì. casetta in campagna. E lui praticamente come esame di ammissione, questo maestro gli chiede delle variazioni sul tema della follia, perché c'erano dei temi famosi, come ad esempio appunto la follia, oppure il tema di Ciaccona, o vari temi, sui quali ognuno doveva imparare ad improvvisare. Si poteva Immagino. improvvisare in diversi stili, c'era lo stile italiano, lo stile francese e quant'altro. Ora, io non sono una specialista di questo settore, però vorrei proporvi l'ascolto di un gruppo che, devo dire, tra chi si specializza nel barocco è considerato un po' pop, che si chiama L'Arpeggiata, però secondo me dà molto bene l'impressione di quello che poteva essere la musica in quel periodo, cioè non Crossover, tanto sì. Esatto, un crossover di musica che noi adesso percepiamo quasi come un po' rockettara, perché ci sono questi chitarroni che ci danno dentro e il tema è uno, ma poi la violinista in questo caso fa tutta una serie di variazioni che all'epoca probabilmente sarebbero state improvvisate estemporaneamente. In questo caso
Lei esegue le variazioni scritte su un tema di Ciaccona da un violinista compositore dell'epoca che si chiama Be Bertali, Bertali, non saprei neanche come pronunciarlo, comunque che era appunto un violinista compositore. Per cui iniziamo ascoltando questa esecuzione. Buon ascolto. Bene, abbiamo sentito Sì. appunto l'arpeggiata per eseguire questa ciaccona e come avete sentito è un tipo di musica classica molto diversa da quella che uno si immagina, cioè molto ingessata in una sala da concerto. Ci sono questi che schitarrano come dei matti, e diciamo Assolutamente. che c'è molto senso ritmico, anche appunto questo senso dell'improvvisazione, anche se in questo caso in realtà non è improvvisato, ma all'epoca lo Scritto, sarebbe sì. stato, e c'è comunque questa sensazione un po' quasi jazzeggiante, se Sì, vogliamo dire. sì. E anche una cosa interessante è che anche l'utenza, cioè chi ascoltava questa musica, non era lo stesso genere di persone che l'ascolta adesso. Era un genere che veniva suonato sia nelle corti che nelle chiese, ad esempio, e nelle chiese ci andava tutti, per cui era ascoltato tantissimo, ma anche in strada, per cui c'erano musicisti di strada, Certo. non c'era proprio, era un mondo diverso dal nostro, non c'era la musica registrata, per cui la musica veniva fatta anche a livello popolare e si suonava il violino anche in questi contesti. La stessa opera, adesso facciamo un salto, ad Esatto. esempio, era un genere popolare, poi tu magari ce ne parlerai meglio Sì, una faremo volta. qualche puntata anche su questo, del fatto che la gente Esatto. andava a teatro e non c'era il rigore e il silenzio che c'è adesso, anzi tutto il contrario, sembrava abbastanza un mercato, era un luogo di incontro, dunque la gente ascoltava e non ascoltava, era anche libera di fare confusione. Ma Assolutamente. facciamo un salto di genere, Alice. Non parliamo solo di classico e barocco, perché c'è questa idea che il violino si abbini solo alla musica classica o anche antica, ecco, però sempre nell'ambito classico. Invece sappiamo che gli strumenti ad arco e nella fattispecie il violino hanno un utilizzo vastissimo. Se vuoi farci qualche esempio, qualche invito di ascolto. Esatto, perché in particolare a partire dalla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento c'è stata una distinzione tra la musica classica, quindi quella che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata, e il violino però è stato prestato e poi si è evoluto in tantissimi altri sensi, che devo dire anche a me lasciano molto sbalordita, per cui io guardo questi musicisti con un'ammirazione sconfinata perché hanno delle abilità tecniche e si inventano anche delle tecniche nuove Sì. applicandole al loro strumento in base allo stile che seguono, che sono stupefacenti, come sentirete, e in più sanno anche improvvisare, hanno una conoscenza dell'armonia pazzesca, sono veramente per me dei mostri Sì, sacri, sì, per sì, sì. cui io li guardo con la stessa venerazione con cui guardo un grande musicista classico come può essere uno Shlomo Mintz, un Gidon Kremer, eccetera. Allora, parlando di improvvisazione e di violino, non si può non parlare di Stéphane Grappelli, che è il nome del violino jazz, per cui lui era addirittura un polistrumentista, in realtà suonava anche il Di sassofono, il tutto. pianoforte, suonava di tutto,
un genio di origine italiana, mi sembra di un paesino del Lazio, però in realtà lui è francese perché è nato, forse è nato in Italia, ma comunque è cresciuto in Francia. E è stato molto condizionato dalla figura di Django Reinhardt, per cui diciamo che ha portato il violino anche nel mondo del jazz e soprattutto l'ha portato nelle sale da concerto, anche collaborando con grandi musicisti, sia classici che non. Vi propongo un ascolto di un medley di pezzi di Duke Ellington, suonato da Stéphane Grappelli e Duke Ellington. Fantastico, ascoltiamo. Bene, abbiamo ascoltato il violino suonato, come vedete, in maniera del tutto diversa da quello che avevamo sentito nella scorsa puntata. E la particolarità del jazz, adesso non so chi sia familiare con questo tipo di musica, comunque è che non è scritto, cioè è scritto una specie di canovaccio, cioè una struttura di solito armonica con una melodia di base, ma l'artista è libero di improvvisare in maniera del tutto estemporanea, per cui se tu registri un pezzo jazz fatto dallo stesso musicista 2 volte sarà un pezzo completamente diverso, perché lui si Assolutamente, sì. inventa di volta in volta che cosa, insomma, quel modo di suonare quel pezzo. E Per cui infatti, è estremamente. Sì? sì, scusami, e infatti andare a sentire un concerto jazz, un concerto di questo genere, è sempre un'esperienza, perché appunto andare a sentire un Requiem di Mozart, al di là dell'interpretazione, sappiamo le note che sono scritte nel nostro spartito e sappiamo più o meno cosa aspettarci. Ma invece andare a sentire un concerto di musica jazz sarà un'esperienza più rivoluzionaria, ecco, per l'ascoltatore. Esatto. E uno tende sempre ad associare il jazz a strumenti come il pianoforte, piuttosto che la chitarra, È piuttosto che il vero. sassofono, e invece anche il violino ha avuto i suoi grandi rappresentanti. Invece spostiamoci verso un genere completamente diverso, un altro mondo in cui è utilizzato moltissimo il violino è il mondo del folk. Perché qua risaliamo agli albori, c'è cioè quella musica barocca che ancora derivava dai musicisti di strada che suonavano nelle osterie piuttosto che proprio nelle piazze, e da questo filone si è sviluppato in diversi paesi un tipo proprio particolare di modo di suonare il violino, che adesso io ho deciso di esemplificarvi con l'ascolto di una musica irlandese suonata in un pub. Anch'io sono stata in Irlanda, sono andata a sentire questi musicisti che suonano nei pub. Ecco, qua l'elemento improvvisativo c'è di meno, nel senso che loro più che altro hanno un repertorio di melodie tradizionali che tutti conoscono, Sì, di che sono standard. anche scritte in... Sì, esatto, sono scritti in alcuni libri perché qualcuno si è preso la briga di trascriverli, ma in realtà vengono tramandati più o meno ad Esatto. orecchio, fondamentalmente. E ognuno conosce quelle 100-200 melodie, per cui ci si incontra con gli altri musicisti e si suona. Diciamo, la parte interpretativa è più che altro nelle fioriture, nelle ornamentazioni, cioè negli Ok. abbellimenti di queste melodie. D'accordo. E sentiamo Aileen Ivers suonare in un pub. Thank you.
Bene, abbiamo ascoltato questo violino suonato in un modo che a me piace tantissimo. Devo dirvi che questo è stato proprio il genere che mi ha avvicinato Ah, allo studio ok. dello strumento perché Interessante. mi ha sempre molto colpito, l'ho sempre trovato molto caldo, che crea questa atmosfera proprio di altri tempi e mi è sempre piaciuto. Poi loro ballano anche su questa musica con. Sballano tutti dritti con le braccia lungo i fianchi, fanno dei passi E pazzeschi muovendo con i i piedi, sì, piedi. esattamente. Esatto, cioè sì. E, sempre invece di derivazione dalla musica irlandese, bretone e insomma del Regno Unito, abbiamo un genere completamente nuovo nato nel Novecento che si chiama il bluegrass. Ed è la musica folk dell'America, sostanzialmente, che è di derivazione un po' dalla musica irlandese, inglese, che ovviamente, essendoci le colonie, hanno portato con sé la lingua e anche la musica, però è stata contaminata anche dalla musica del popolo afroamericano, dal jazz e dal blues. Per cui è nata questa musica country che uno associa molto al banjo, però io vorrei farvi ascoltare un violinista che io trovo mostruoso, Geniale. che si chiama Michael Cleveland. Lui è un uomo disabile dalla nascita. Pensate che è cieco e anche parzialmente sordo, Wow. ma questo non gli impedisce di essere Un genio. spaziale a suonare il violino in quello stile. E come sentiremo, è uno stile che prevede sia gli elementi di fioritura e ornamentazione di queste melodie che tutti conoscono, sia l'improvvisazione. Ok. E godetevi Michael Cleveland. Good night. This is my hot lick right here. Invece un salto proprio di continenti e ci trasferiamo in India. E in India uno dice: cosa c'entra il violino con l'India? Ecco, l'India in realtà ha tutta una sua serie di strumenti tradizionali, una musica diversissima dalla nostra, proprio con anche dei modi diversi, hanno una struttura proprio musicale Melodica e diversissima dalla musicale. nostra. Però nel Novecento sono stati fatti degli esperimenti di fusione di generi, per cui ad esempio abbiamo questo gruppo famosissimo negli anni 70 che si chiama Shakti, che è stato fondato da un chitarrista inglese che ha provato a unire
il linguaggio della musica indiana con il linguaggio della musica occidentale. E in particolare in questo brano che voglio farvi ascoltare, che si chiama Joy, c'è un violinista che si chiama, attenzione, lo leggo perché non ce la posso fare, Lakshmi Narayana Shankar. È un violinista, secondo me, pauroso, nel senso che tecnicamente non ha nulla da invidiare ai grandi virtuosi occidentali, però in più utilizza tutti i linguaggi della musica indiana, quindi è una cosa veramente particolare. Buon ascolto. Abbiamo ascoltato questa musica così lontana, ma allo stesso Particolare. tempo anche così godibile anche per noi. E vorrei concludere, anche se, come si dice, last but not least, con la musica balcanica, perché il violino è associato tantissimo a tutto il mondo balcanico, sia per quanto riguarda la tradizione Yiddish, Klezmer. In realtà non solo i Balcani, ma insomma un popolo itinerante, eccetera, sia per quanto riguarda la tradizione del popolo ungherese che ha dei violinisti pazzeschi che ha È vero. portato anche nei Balcani, per cui c'è una fusione di generi pazzesca e per farvi diciamo assaggiare questo tipo di musica ho scelto il gruppo che si chiama Taraf de Aydoux, che suona appunto questo genere klezmer, in cui di nuovo l'elemento improvvisativo non è primario come nella musica bluegrass o nel jazz, però c'è uno stile diversissimo da quello classico, un virtuosismo pauroso, perché loro sono proprio quelli che hanno dato l'ispirazione ai grandi virtuosi del violino dell'Ottocento per Sì, è vero, è verissimo. scalare. Esatto, esplorare tutte le possibilità dello strumento, cioè vi dico solo che c'è gente che suona il violino dietro la schiena con l'archetto messo tipo così, cioè, e riescono a fare delle cose pazzesche, ma anche proprio è una musica che anche adesso secondo me è molto godibile, molto allegra, evocativa, insomma, buon Va ascolto. bene, buon ascolto.
Ecco, ringraziamo Alice e siamo in chiusura della puntata. Grazie mille per averci tenuti con te in queste tre puntate, per averci fatto fare questo viaggio nel mondo degli strumenti ad arco, del violino, dell'orchestra, del mondo anche lavorativo di un violinista, della realtà quotidiana di un violinista e anche di tutte le possibilità espressive e musicali che ha uno strumento come il violino. Ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, è stato un piacere. E vi aspettiamo per la prossima puntata che sarà sulla musica popolare del Sud Italia. E intanto appunto salutiamo e ringraziamo Alice Costamagna da Torino che è stata con noi. Grazie a voi, grazie, buon ascolto. Grazie e un saluto da Maria Chiara di Note Libere. Ciao ciao. Liberi.